Anelliano, candidata a sindaco per Sinistra Ecologia e Libertà, a 3 giorni dalle elezioni. È l'ultima tua intervista ufficiale prima delle votazioni. Una campagna elettorale che volge al termine, secondo me, con toni meno accesi di quelli che si paventavano all'inizio. Per te com'è andata e la tua previsione, ovviamente, per queste elezioni? Sì, per noi è inutile nasconderlo, è stata un'impresa dura, nel senso che è quasi una lotta Davide contro Golia, perché andiamo da soli all'ultimo mese di ultimi 30 giorni della campagna elettorale, per cui è stata sicuramente un'impresa difficile, però noi abbiamo sempre avuto le idee chiare rispetto a quello che devono essere i programmi per lo sviluppo della nostra città, forti anche di essere sempre stati presenti sul territorio rispetto alle principali battaglie, per cui, come dire, ci sentiamo pronti di aver affrontato tutta la campagna elettorale questi ultimi 3 giorni. Qualora tu dovessi andare a governare ed amministrare la città, il tuo primo progetto che porterai avanti e che porterai a termine? Sì, allora in questo momento storico che stiamo vivendo di grande sfiducia dei cittadini nei confronti della politica, noi riteniamo sia necessario riconnetterci con la cittadinanza e quindi un atto forte sarà quello di andare a prenderci il terzo bene confiscato alla camorra e restituirlo ai cittadini e avviare nello stesso tempo una programmazione immediata per poter gestire al meglio i beni del centro ittico, le spiagge, i porti e la cantieristica. Domani chiudete in Villa Comunale dalle 20:30 alle 21:30. Quale sarà il messaggio, il vostro ultimo messaggio ai vostri elettori e a tutti gli elettori bagolesi? Sì, allora noi diciamo che il lavoro, la legalità e i diritti sono i temi che caratterizzeranno la nostra azione amministrativa, temi che richiamano i valori della libertà, della dignità e dell'equità sociale. Questi caratterizzeranno la nostra idea di città, una città intesa come bene comune all'interno di un modello di sviluppo che tende a ridistribuire ricchezze e creare lavoro sano, quindi una lotta ferma al lavoro nero e al lavoro precario. Ovviamente è importante che ci sia un'attività di programmazione sia rispetto ai progetti per i fondi europei sia rispetto alla programmazione urbanistica del territorio. Tutto all'interno di una cornice di legalità e quindi lotta alla camorra e alla corruzione, e chi vota noi sa di votare la sinistra, quella autentica.